Oggi adoro Janis Joplin. Benvenuti ad Adoro, l'unico programma dove la moda non solo si vede, ma si mette anche in pratica. Oggi entreremo nel fantastico mondo di Janis Joplin, famosissima cantante degli anni 70 e anche esponente del movimento hippie. Qui con me oggi c'è Nicolò. Ciao Eli. Ciao, ciao a tutti. Come ti senti oggi? Mi sento prontissimo per un viaggio psichedelico insieme alla nostra Janis. Anch'io sono proprio pompatissima. Esatto. Io inizierei da questa maglietta che ci manda un po' nel look, un po' rock, ci piace. Nell'ambiente anni 70. Quindi direi di entrare nel mondo di Janis. Andiamo a scoprirlo. Andiamo meglio. A scoprirlo. Moodboard. Janis Joplin, ovvero la figlia dei fiori del rock and roll. Nata in Texas nel 1943, Janis iniziò a cantare fin da giovanissima blues e folk, appassionandosi anche ai poeti beat dell'epoca. A 20 anni si trasferisce in California e continua a cantare e ad esibirsi, reinterpretando spesso brani celebri, a cui aggiunge un tocco personale, dato dal modo di cantare, di esibirsi e di muoversi sul palco. La sua voce è sempre stata molto emotiva e commovente, tanto che di lei hanno detto: una volta che ascolti Janis, quella voce non la potrai più dimenticare. In un mondo rock fatto prevalentemente di uomini, Janis è la prima donna ad imporsi. Sul palco dà il meglio di sé e non a caso è stata una delle protagoniste dell'indimenticato concerto di Woodstock del 1969. Janis morì stroncata da un'overdose di eroina nel 1970. È rimasta un mito nel panorama musicale e non solo. Il suo modo femminista di vivere e di cantare ha influenzato anche la moda dell'epoca. Il suo look hippie da figlia dei fiori ha attraversato i decenni ed è arrivato fino a noi. Da qualche tempo le star hollywoodiane fanno a gara per apparire come novelle figlie dei fiori e anche sulle passerelle molte firme propongono abiti e look in stile. Capostipite del new hippie è Sienna Miller, che dopo aver girato la pellicola The Edge of Love pare aver completamente rivoluzionato il suo guardaroba. Brava Sienna e naturalmente peace and love a tutti. Vieni. Janis. Eccoti. Ci piace. Quindi Nico, quindi tu cosa consigli? Iniziamo. Beh, come primo look di Janis direi che una tunichetta. Sì, così molto libera, liberazione del corpo, esatto. Questi colori caldi. I colori sono caldi, abbastanza tiepidi. Sì. Poi cosa ci metteresti? Io perfetti, ci metterei questi bellissimi calzettoni. Sono dei calzettoni. Esatto, in lana con un bellissimo fiore. Ok, abbiamo anche l'oro. Però quindi, dici che va scalza lì. Lei? No, anche infatti. Se al calzettone ci sarebbe qualcosa. Ci infiliamo a questo punto un infradito. Eh sì. Color marrone, niente, forse l'ultimo accessorio. Questa borsa sempre sulle tonalità dei vestiti, sì, in pelle, bellissima. Sempre pronta a metterci dentro qualsiasi cosa. Esatto. Ti lascio anche questa. Quindi, piccola Janis, facci vedere chi sei. Come sempre velocissima, wow, la nostra tantissima piccola Janis. Ok. Bellissima. Sappiamo che mondo hippie, quinta rata di accessori. Infatti, soprattutto di colore direi, visto esatto. Che comunque le tinte qua sono un po' neutre, andiamoci esatto. Giù col colore. Io ho già qua pronto un bellissimo bracciale d'oro che ci sta divinamente. E poi aiutami con queste, per favore, che sono tantissime. Quinta rata di collane, la nostra piccola Janis ha questa capigliatura. Sempre più colorata. Ok, ci siamo. Tieni i capelli. Aiutami qua, Eli. Certo. Grazie. C'è anche la terza. Ok, io ti faccio da manovale. Grazie. Ok. E l'ultima che è semplicissima. Vuoi dargli il tocco finale? Un'ultima scompigliata. Un po' più di gonfio. Capelli. Quindi Janis, piccola Janis. Prego. Vai, facci vedere. Thank you.
direi che la nostra piccola Janis è stata esauriente, però... Sì, vogliamo essere ancora più Janis, cerchiamo di avere qualcosa in più. Anche perché per sentirsi Janis uno deve averli vissuti gli anni 70 e magari il nostro fantastico esperto... A chi chiedere se no, infatti. Esatto, saprà delucidarci, certo. No? Certo, allora chiediamo quindi subito. Quindi chiamiamolo subito. Albi? Ci sei? Ci sei? Per esserci io ci sono, siete voi che non ci dovreste essere, ve lo ripeto, ogni puntata non è mai abbastanza. Ad ogni modo, Janis Joplin, musa ispiratrice assoluta di Patti Smith, Annie Lennox, il pupazzo One. Non so se ci avete fatto caso, la voce è identica, la pettinatura anche. Un sex symbol in una brutta confezione. Il trend per Janis Joplin è assolutamente erboristico, fibre rigorosamente vegetali, pattern lisergici e sequenze floreali che si chiudono in una cartina lunga. A buon intenditor, poche parole. A voi in studio, la linea, alla prossima. Grazie, grazie. Sei stato come sempre fantastico. Ci delucida in tutto, bravissimo Albi, come al solito. Per ora vediamo se la nostra piccola Janis sarà in grado... E se siamo in grado anche noi di agghindarla, esatto. Appunto, con i suoi consigli. Andiamo di nuovo là, allora. Piccola Janis. Eccoti qua. Eccoti di nuovo. Bellissimo. Ma... l'abbiamo vista molto proprio hippie. Esatto. Facciamola un po' più tiratina. Un po' più casual, esatto. Esatto. Un po' più aderente, esatto. Anche. Un po' più sexy, sì. Insomma. Direi proprio di sì. E io qua ho un bellissimo pantalone bianco. Con questo bottone, questo particolare. E secondo me, invece, per il sopra, per evitare la solita cosa, possiamo utilizzare questa sciarpina invece di usarla come semplice carina. Sciarpa, la facciamo diventare a toppettino incrociato. Certo, con i quindi fili di lurex. Quindi lasciamo anche questa. Perfetta. Sempre sul bianco, sul crema. Scusa, questo? Ne vogliamo parlare? Eh sì. Assolutamente sì. E quindi? Che dire, l'ultima cosa? Questo accessorio, forse. La borsa, sì, bella grande per ogni evenienza, se deve dormire fuori casa, perfetto. Di pelle in camoscio, prego. Quindi, allora. Veloce piccola Janis. Ecco la nostra piccola Janis, wow. Come sempre velocissima. E che gnocca, ragazzi. Perfetta, guarda che cappello. Bellissima, bellissima. Però, Nico. Scusa, senza scarpe. Se vai a farci un aperitivo in spiaggia, vai in vacanza Ibiza. Ok, aperitivo in spiaggia, detto e fatto, occhiali da sole. Tocco di classe, sì. Grazie tesoro. Piccola Janis, metti in pratica quello che l'esperto ti ha appena consigliato, direi. Direi che la nostra piccola Janis è stata bravissima. È diventata una vera e propria Janis. Esatto. Bella e brava. Beh, ora però siamo arrivati più o meno alla fine della nostra puntata. Esatto. E quindi, come sempre, presentiamo chi? La nostra Veronica. Per il nostro vero attacco. Ciao Vera, come stai? Bene, bene. Cosa ti hai preparato? Hai preparato delle cose fichissime, che bella sì, questa cosa. Sì, ho pensato di preparare questa... spilletta a forma di fungo che ricorda la natura ma anche le droghe psichedeliche. Prepararlo è facilissimo. Abbiamo bisogno di questo materiale che è una pasta modellata e si prendono dei pezzettini di vari colori, questo e li mischi tra di loro. Esatto. Ah, ok. Gli fai prendere la forma che vuoi, esatto. Alla fine così arriviamo ad avere questo. Ok, troppo bene. Con una punta qualsiasi gli si fanno gli occhietti, poi prendiamo un altro colore per fare il gambo. Che non può mancare. Okay. E poi glielo si appiccica qua sotto. Ok. Insomma, alla fine, poi per attaccarlo, basta. Poi lo mettiamo in forno, 130 gradi, per 20 minuti, mezz'ora. Non rimane che prendere un pochino d'atta, che una spilletta, e incollarlo dietro. Perfetto. E così è fatto. Quindi grazie vero. Mille, allora. Siamo arrivati alla fine. Ragazzi, spero vi sia piaciuto. Abbiamo imparato un sacco di cose come sempre. Alla prossima icona, io direi. Esatto. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.